In questo video vedremo come inserire un compito lato studente, vale a dire come uno studente può inserire un suo elaborato presente su Drive e metterlo per esempio in condivisione a disposizione con tutta la classe. Allora qui vediamo la schermata di un utente tipo, un ipotetico Mario Rossi studente, quella che qui compare è l'unica classe, anche questa virtuale, in cui è iscritto. Um, L'insegnante ha creato un annuncio su Classroom e infatti se andiamo nelle mail notiamo che il docente, ecco apriamo la mail, ha pubblicato ecco, un annuncio nel corso di classe di prova, che è chiamato classe di prova. Si chiama fotosintesi clorofiliana, infatti se apriamo il link eh, ci troviamo esattamente dentro Classroom e vediamo quella che è la richiesta dell'insegnante. L'insegnante chiede fotosintesi clorofiliane, esercizio di peer-to-peer, -peer. il documento deve essere redatto da uno studente o da un gruppo e sarà messo a disposizione dell'intera classe. Quindi questo è quello che vede lo studente, entriamo nella classe, vediamo l'annuncio, eccolo qui, quello che è appena stato inserito. A quel punto lo studente, in gruppo o in singolo, prepara il documento. Io in questo caso ho già preparato un documento presente su Drive, ecco questa è la schermata di Drive, se faccio doppio clic in questo documento che ho già scritto si apre, ecco questo documento, eh, c'è un'immagine che funge da copertina e poi un, un testo più o meno lungo a seconda delle, delle esigenze. Ora torniamo al nostro annuncio, ecco. In questo caso, esattamente come può fare il docente, anche lo studente in basso a destra può cliccare su più e in questo caso le possibilità dello studente sono più limitate. Lui ha solo crea posta. Il docente ha invece altre opzioni, come per esempio quella di inserire in alto un post che è finito in basso, fare un questionario, fare un annuncio, creare un compito. Lo studente invece ha solo la possibilità di creare un post, quindi clicchiamo su Crea post, ecco, a questo punto scriviamo il titolo, che è Fotosintesi. Dal momento che il documento è stato prodotto su Drive, io clicco l'icona di Drive, si apre il mio spazio, l'ultimo documento eh, redatto è questo, quindi mi viene proposto per primo, io clicco su Aggiungi. Ecco, non ho altro da aggiungere. Non corredo il mio documento da video, da link o da altri allegati e quindi posso cliccare su pubblica. Se avessi composto il mio documento su Word e quindi non su Drive, avrei dovuto cliccare su Allega. Facciamo una prova. Cliccando su Allega, ecco l'interfaccia mi chiede: trascina qui il file che io posso magari avere su chiavetta o su PC. E in questo caso è tutto pronto. Clicco su Pubblica. Dopo qualche istante, ecco qui, eh, nello stream del docente, quindi della classe, dove abbiamo visto anche altri esempi, è presente anche questo documento. L'aspetto positivo è che ora tutti gli studenti, cliccando su questo documento, eh, possono avere accesso al file, sia eventualmente a modificarlo o anche solo a leggerlo. In questo modo il lavoro di un singolo o di un gruppo diviene patrimonio di tutta la classe. Questo aspetto può essere utile nel momento in cui, ad esempio, eh, lavoriamo per gruppi e ad ogni gruppo è chiesto un approfondimento differente, sicché ogni gruppo si occupa di un aspetto, ma poi alla fine tutti i documenti sono eh, a disposizione di tutti. Questo può essere utile, per esempio, per gli appunti, specie per i ragazzi assenti oppure delle, per delle esperienze extra aula, per, pensa a un reportage, dove un gruppo o un singolo hanno prodotto un determinato lavoro e alla fine tutti vengono messi a disposizione. Quindi questo è un caso contemporaneamente di peer-to-peer, -peer, in quanto il documento è composto e scritto, eccolo qui, dal, dallo studente. Quindi in questo senso possiamo parlare di un'educazione tra pari, ma allo stesso tempo è anche un apprendimento cooperativo, specie se fatto in gruppo, poiché il patrimonio di conoscenze che sono dentro questo documento non restano soltanto negli elaborati chiusi del singolo studente, ma si aprono alla conoscenza di tutta la classe.